Ciao a tutti, cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Questo è il mio modestissimo tributo a Kaoru Utada, che è una delle autrici che preferisco e che in Italia è al centro di uno dei più grandi paradossi della storia di manga. Cioè, in Italia è famosissima per Ice the Night, Kiss Me Licia, che sicuramente conoscerete, mentre è quasi del tutto sconosciuta per Itazura na Kiss, che invece in Giappone, in tutto il mondo, è ritenuta universalmente la sua opera di maggior successo e uno degli shoujo manga più importanti che siano mai stati scritti. Quindi non perdiamo tempo e cominciamo! Kaoru Utada nasce nel 1965 a Osaka e debutta nel 1977, quindi a soli 17 anni, per Margaret, rivista per la quale lavorerà sempre nel corso della sua vita. Nel corso della sua carriera, Kaoru Utada pubblica circa una decina di volumi autoconclusivi, dei quali però non parleremo nel corso del video, per un semplice fatto: sono tutti inediti in Italia, ma soprattutto sono di difficile reperimento anche in Giappone, quindi non ho potuto studiarmeli come si deve, quindi non posso parlarvene con cognizione di causa, quindi purtroppo dovremmo saltarli. Ma partiamo dal 1982. Nel 1982 Kaoru Utada inizia in Giappone la pubblicazione di Ice the Night, letteralmente Amami Cavaliere, in Italia notissimo come Kiss Me Licia. Dunque, Kiss Me Licia proseguirà la sua corsa per 7 volumi e l'anno successivo dall'inizio della sua pubblicazione la Toei Animation deciderà di trarne un anime di 42 episodi. La trama di Kiss Me Licia in Italia è sostanzialmente patrimonio dell'umanità, non si studia a scuola ma poco ci manca. Licia, in giapponese Yakko, è l'unica figlia di un signore un po' burbero che gestisce un negozio di okonomiyaki, che si troverà appunto non poche gatte da pelare, nel senso che Licia si troverà ben presto al centro di uno dei triangoli più famosi degli anime che siano mai andati in onda su Italia 1. Cioè, per caso Licia fa la conoscenza di Andrea, in giapponese Hashizo, un bambino che sta solo soletto, orfano lui di entrambi i genitori, che è completamente affidato alle cure di Mirko, in giapponese Go. Sì, quello con il ciuffo rosso, che è insomma l'unica famiglia che gli è rimasta. E Licia inizialmente ha un rapporto un po' burrascoso con Mirko perché diciamo si lamenta anche di come si prende cura del fratello. Tuttavia, ben presto il rapporto tra i due comincia a cambiare e Licia si trova al centro di un triangolo amoroso noto ai più, perché appunto si trova contesa tra Mirko e Satomi, che sono i membri dei Beehive, una rock band. Quindi da questo momento in poi la vita di Licia, che era tutta diciamo casa e chiesa, cambia completamente perché si trova coinvolta in questo mondo delle rock band di inizio anni 80. Nel 1985 l'anime di Kiss Me Licia, Ice the Night, arriva in Italia ed è un successo stratosferico, mentre in Giappone l'accoglienza del pubblico rimane abbastanza fredda. A questo punto succede una cosa che oggi può sembrare un po' strana, cioè Fininvest, Mediaset, alla conclusione della serie, va a parlare con Toei Animation e gli dice: guardate che l'anime in Italia ha avuto super successo, non è che potreste produrre un seguito? Perché la gente vuole sapere come continuano le vicende di Licia e Mirko. La Toei Animation gli risponde: guarda, con tutto il bene, però in Giappone l'anime è andato male, quindi noi non produrremo un'altra serie. Questa cosa può sembrare un po' strana oggi, nel senso, oggi pensare che qualcuno che compra i diritti in Italia di un anime possa andare a parlare, o possa anche solamente avere l'idea di andare a parlare con uno studio grosso come Toei Animation e dire: non è che ci potresti produrre un seguito? Sembra la follia. Però ragazzi, erano altri tempi, erano gli anni 80. Fine della citazione. Cosa c'era negli anni 80 che oggi non c'è più? I soldi. E ci avete fatto caso che da quando non ci sono più i soldi non si parla più, non si discute più? Ecco, ma negli anni 80, finché insomma c'erano i soldi, c'era la possibilità di che avvenissero, diciamo, anche degli strani contatti. Vi faccio un esempio pratico. Vi ricordate Bentornato Topo Gigio, l'anime che andò in onda anche su Canale 5? A me da bambina piaceva tantissimo. Dunque, Topo Gigio, come sapete benissimo, è un pupazzo italiano. Ma la Nippon Animation, che non era esattamente il primo studio che passava,
fece un accordo con la Rai per la produzione di una serie animata, quindi un anime vero e proprio, che però avesse come protagonista il pupazzo italiano, e quindi produssero questa serie. Quindi voglio dire, non era un evento impensabile, non era completamente da escludersi che Toei dicesse di sì a Mediaset. Comunque questa cosa non avvenne. Tuttavia riuscirono a raggiungere un piccolo compromesso, cioè Toei disse: guarda, noi un anime nuovo non lo produciamo, però ti diamo i diritti per produrre un live action. E quindi Mediaset mise in cantiere la produzione di ben 4 telefilm dedicati a Kiss Me Licia, che sono ufficialmente il seguito, cioè prosegue dove finiva la serie animata. Qui si apre un capitolo mastodontico del trash italiano, ma dico trash in maniera molto affettuosa, adesso capirete perché. Dunque, il telefilm comincia la sua corsa e ottiene un successo strepitoso, tant'è che si divide per 4 serie, i cui titoli sono già tutto un programma: Love Me Licia, Licia Dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo con Licia, per un totale di ben 144 puntate e altre serie spin-off che poi andranno per i fatti loro. Come sicuramente saprete, la protagonista e interprete di Licia nient'altro era che Cristina D'Avena. Ma troviamo tutta una serie di nomi importanti, perché compaiono nella serie tante doppiatrici che poi diventeranno leggende, sono assolutamente le migliori in ambito doppiaggio anime in Italia, come Manuela Pagotto, Deborah Magnaghi. Cosa abbastanza inquietante, gli attori erano poi a loro volta doppiati dai doppiatori dell'anime originale, cosa che contribuiva a dare appunto un effetto abbastanza grottesco al tutto, che tuttavia però probabilmente era fatto per dare continuità rispetto all'anime, cioè per rendere la cosa ancora più canonica, qualora non lo fosse abbastanza. Il telefilm io non l'ho mai visto, perché non sono di quella generazione, però ne ho vista qualche replica, mi ha inquietato sufficientemente. Ma ripeto, dico inquietato in maniera affettuosa, nel senso, è vero che questa serie ha dato adito a uno dei cliffhanger più amari e aspri della storia della TV italiana? Sì, mi riferisco proprio a questa scena. Allora, vediamo un po', stasera cosa faccio? Fettine panate! Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate, tu le fai da impazzire di bontà! Fettine panate, ho sentito parlare di fettine panate, dove sono? Mi piacciono! E va bene, non ho proprio altra scelta. Per questa sera fettine panate, d'accordo? Evviva! Ciao, Licia. Che c'è? Mi sono scordata le fettine panate. Oggi ho pensato a tutto, tranne che alle fettine panate. Ma voi preferite mangiare oppure sapere che un amico è contento? Sapere che un amico è contento. Ma allora siete proprio bravi, sì sì, vi meritate una magia. Ecco le fettine. Evviva Licia, evviva la nostra fatina. Evviva le fettine panate. Non ci avresti delusi. Ma a parte questo, è apprezzabile il fatto che abbiano comunque voluto produrre un seguito. L'idea è carina, è apprezzabile, comunque un bel ricordo, è qualcosa che ai giorni d'oggi non si vede più, quindi a proposito di generazioni, io sono del 90, quindi appartengo a un'altra generazione di anime. Sono cresciuta con Kodomo no Mo, Rossana, Sailor Moon ovviamente, parlando solo di manga per ragazze, ovviamente mi piaceva anche Dragon Ball. I capisaldi erano questi qua e Marmalade Boy, Cortili del Cuore, quindi un altro genere di shoujo manga. Mi sono sempre fatta questa domanda, e cioè quale potesse essere il motivo dell'enorme successo di Kiss Me Licia in Italia, che ripeto, in Giappone ha avuto un'accoglienza un po' così. Allora chiesi a mia zia, che era teenager all'epoca della messa in onda di Kiss Me Licia, cosa avesse di così sconvolgente per lei e per le altre ragazzine, insomma. E lei mi disse perché era il primo anime di quel tipo. Cioè forse uno dei primi adattamenti di shoujo manga che si vedevano in TV in Italia. Comunque un anime fatto proprio per le ragazze, a tematica amorosa. Questa risposta mi lasciò un po' così, cioè pensai, sì, ok. Però effettivamente indagando, forse non è così lontana dal vero. Se voi avete altre idee, fatemelo sapere, lasciatemi un commento qua sotto e parliamone.
Però se in effetti ci pensate, cioè se pensate agli anime di quegli anni, non è un'ipotesi così campata in aria. Nell'85 ebbe tantissimo successo in Italia l'incantevole Creamy. Tuttavia Creamy era un anime diverso rispetto a Kiss Me Licia, erano le avventure di una maggiocco, una maghetta, quindi la tematica romantica non era così preponderante come era in Kiss Me Licia. Oppure mi viene da pensare a un capolavoro immenso di cui forse parleremo un'altra volta, Haikara Sanga Toru, in Italia Mademoiselle Anne, che andò in onda sempre in quegli anni, però un po' più dopo, cioè nell'86. Tuttavia, Mademoiselle Anne, prima di tutto, non ebbe la stessa visibilità di Kiss Me Licia, perché andava in onda non sulla TV, diciamo, grossa, commerciale, come Mediaset, ma andava in onda su delle reti locali, delle reti private, quindi ebbe molto meno impatto, nonostante, ripeto, fosse un capolavoro. E poi era comunque un anime di natura storica, perché era ambientato negli anni 20 in Giappone, quindi era molto... Forse una cosa che si può accostare un pochino, ecco, l'unica cosa che mi viene in mente come anime per ragazze, ma se, ripeto, se vi viene in mente altro fatemelo sapere sotto, è Renzi la strega del 1983, quindi due anni, andò in onda in Italia 2 anni prima di Kiss Me Licia. Tuttavia stesso discorso di Mademoiselle Anne, cioè andò in onda su reti locali, quindi non ebbe la stessa visibilità di Kiss Me Licia, e inoltre era a tematica fantasy, quindi poteva essere vista per certi versi come un po' una favola, non era contestualizzato nel mondo moderno a tutto tondo come Kiss Me Licia. Quindi questa è l'idea che mi sono fatta io del motivo del super successo di Kiss Me Licia in Italia. Per leggere il manga dovremo aspettare però addirittura fino al 2002, quando la Star Comics ne compra i diritti e lo pubblica. In seguito viene ristampato parecchi anni più tardi dalla Goen in una bella edizione con sovraccoperta e pagine a colori. Quindi se volete recuperarlo molto probabilmente riuscirete a trovare questa edizione piuttosto che quella della Star Comics. Dopo la conclusione di Kiss Me Licia, la Tada si dedica a una serie di volumi autoconclusivi, quelli di cui vi parlavo all'inizio, di cui non tratteremo nel video, dopodiché pubblica Miha Paradise, che invece in Italia è edito, è stato pubblicato dalla Goen. Sono 2 volumi autoconclusivi con una tematica abbastanza analoga a quella di Kiss Me Licia, cioè parla di una ragazza che si trova coinvolta nel mondo delle rock band degli anni 80. Quindi se vi è piaciuto Kiss Me Licia vi consiglio di recuperare questi 2 volumi che si leggono in maniera molto piacevole, molto scorrevole e molto divertente. In seguito la Tada inizia a pubblicare la serie di Deborah, composta da 3 serie diverse, la prima in 2 volumi, la seconda in 1 volume, la terza in 1 altro volume. Ma non temete, niente confusione, perché qualche anno dopo vengono raccolti in un'unica serie, che comprende tutti e 4 i volumi, col titolo di Deborah la rivale. Deborah la rivale è il mio manga preferito di Kaoru Tada, adesso cerco di spiegarvi perché. È uno shoujo manga che non si prende sul serio e si legge molto volentieri, secondo me. Anche questo l'ha pubblicato in Italia la Goen, quindi potete recuperarlo e vi consiglio di farlo se vi va di leggere una cosa divertente, un po' diversa dal solito. Il titolo è fuorviante rispetto a quello che è realmente. La protagonista è Asayo, una ragazza che si è appena trasferita per iniziare gli studi all'università, e il suo vicino di casa è Umenosuke, un ragazzo abbastanza strano che ama vestirsi da donna e farsi chiamare Deborah. Il titolo Deborah la rivale deriva dalle prime 30 pagine del manga, quindi non vi faccio un grosso spoiler, perché all'inizio sembra che Asayo e Deborah siano innamorate dello stesso ragazzo. Ma questo dura ben poco, perché questo ragazzo si rivela essere un verme, e le due, ripeto, Umenosuke è un uomo, però si veste da donna, quindi non so mai come dire. Infatti quando il manga uscì tante persone si lamentarono della traduzione, anche perché a volte veniva usato in maniera più o meno impropria il termine gay, ma ragazzi è un manga che risale agli anni 80, inizio anni 90, quindi le cose erano diverse, insomma non c'era l'attenzione che c'è oggi ai nomi, le distinzioni, e quindi vabbè, prendetelo come un segno dei tempi, ecco. Appunto Deborah e Asayo hanno modo di legare e diventano amici, amiche, non saprei bene come dire. Umenosuke, o Deborah, ha un piccolo problema, cioè in verità non è uno sbandato, ma è il rampollo di una famiglia molto ricca che lo tormenta perché vorrebbe che smettesse di vestirsi da donna e si trovasse una fidanzata, una futura moglie. Al che a Deborah viene un'idea, perché ha lì a portata di mano Asayo, quindi chiede a Asayo di fingersi la sua fidanzata. Ma
come andrà a finire questa finzione? Insomma, Deborah la rivale è un manga molto piacevole, scorrevole, leggero, che si legge molto volentieri. Non è il tipico shoujo manga, ma la vera svolta per Kaoru Utada arriva nel 1991, quando inizia la pubblicazione di Itazurana Kiss. Letteralmente un bacio malizioso, un bacio birichino, ecco. La serializzazione di Itazurana Kiss dura per ben 9 anni e purtroppo si interrompe nel 99 per un motivo assolutamente imprevisto, e cioè la morte dell'autrice. Infatti purtroppo nel 99, durante un trasloco, la Tada cade dalle scale, batte la testa e muore, lasciando il marito e il figlio piccolo. Una tragedia assolutamente inimmaginabile. Allora, dopo aver detto questa cosa orribile, purtroppo, perché tra l'altro la Tada era giovanissima nel 99, aveva veramente tutta la vita davanti, quindi è stata una tragedia assolutamente imprevista che è arrivata così a ciel sereno. Itazurana Kiss è stato pubblicato integralmente in Italia dalla Magic Press stavolta, non dalla Goen, in dei volumoni doppi che all'epoca costavano poco, oggi ce lo sogneremmo, ce li farebbero pagare 4 volte tanto. Ma quello che voglio dirvi prima di tutto, prima di passare a parlare del manga, è che so già quello che state pensando, cioè non voglio cominciare a leggere un manga interrotto a causa appunto della morte dell'autrice, ma vi fermo subito, perché per qualche strano scherzo del destino il manga in qualche modo ha un finale. Cioè il manga va a finire con una notizia, cioè la protagonista che scopre una cosa che avrebbe dovuto essere l'inizio di un altro arco narrativo, e invece si trova a essere la fine del manga, ma a modo suo ha un finale compiuto, ripeto, per qualche strano motivo. Quindi potete benissimo leggerlo e apprezzarlo, ma andiamo con ordine. Itazurana Kiss è un manga importantissimo di cui volevo parlarvi. Il retro della edizione italiana dice la Bibbia degli shoujo manga, perché effettivamente Itazurana Kiss è la Bibbia degli shoujo manga. Cioè è andato avanti per un decennio, e ripeto, purtroppo si è dovuto interrompere per motivi forzati, ha avuto questa interruzione brusca che nessuno avrebbe mai voluto, ma ha la particolarità di seguire le vicende dei protagonisti dal liceo all'università fino all'età adulta, quindi all'ingresso del mondo del lavoro. La trama oggi può sembrare abbastanza semplice, ma nel 91 non lo era. Kotoko, la protagonista, è una poveretta, è povera, non è particolarmente intelligente e frequenta la sezione F della sua scuola, in cui le sezioni appunto sono ordinate dalla A alla F. La F è quella delle pippe, cioè di quelli che a malapena sanno leggere e scrivere, la A è quella dei geni. Kotoko ha la sventura di innamorarsi di Naoki, il protagonista maschile, che invece è il ragazzo più bello e più intelligente, forse anche più cattivo della scuola, che frequenta la classe A. Kotoko gli si dichiara, gli porta una lettera, e Naoki la respinge brutalmente. Anche Kotoko si arrabbia e dice ma chi si crede essere, e lo lascia perdere. Ma lo lascia perdere per molto poco, perché si trasferisce Kotoko nella sua nuova casa che il padre, dopo mille sacrifici, è riuscito a costruire, ma a causa di un terremoto la nuova casa crolla. Il padre si trova costretto a chiedere ospitalità dei suoi vecchi amici. Chi saranno questi suoi vecchi amici se non i genitori di Naoki? E quindi Kotoko si trova costretta a vivere con il ragazzo che l'ha rifiutata pochi giorni prima e la sua famiglia. Quindi la convivenza tra Naoki e Kotoko darà vita a tutta una serie di scenette divertenti e alla storia vera e propria che si sviluppa appunto nel corso di questo decennio. Itazurana Kiss ottiene un successo strepitoso in Giappone, ne vengono tratti un'infinità di telefilm, successivamente film che seguono appunto tutti e tre gli archi della vita dei protagonisti, quindi ripeto, liceo, università e vita adulta, ma in verità ottiene un clamoroso successo in tutta l'Asia, perché ne vengono tratti vari telefilm taiwanesi, drama sudcoreani, eccetera eccetera, sia quando uscì sia successivamente negli anni vari remake. Nel 2008 ne viene tratto per la prima volta un anime, appunto postumo all'autrice, alla conclusione della serie,
Ma comunque, ripeto, vanta un'infinità di adattamenti. I Danzaruna Kiss è uno degli shoujo manga più importanti che siano mai stati fatti, ma perché? Prima di tutto perché fino a quel momento quasi nessuno ha avuto la pretesa di seguire le vicende dei protagonisti per un arco di tempo così lungo. E segue appunto i due protagonisti, Kotoko e Naoki, le loro famiglie e tutta una serie di comprimari strampalati che entreranno di prepotenza nelle loro vite. Quindi Danzaruna Kiss è in qualche modo il trionfo della spensieratezza, della leggerezza e del divertimento. Io so che cosa avete pensato quando vi ho detto la storia. Avete pensato, che palle, questa cosa l'ho già sentita. Quando venne la mia amica, che sicuramente sta vedendo questo video, almeno spero, e che saluto, lei sa che mi riferisco a lei, quando mi disse, guarda, devi leggere questo manga perché è importante, io lessi la trama e dissi, ma che è sta roba, ma non mi piace, ma l'ho già letto questo manga. E lei mi disse molto saggiamente, sì, l'hai già letto, ma veniva da qui. Effettivamente sì, tutto quello che avete letto successivamente, la protagonista costretta ad andare a vivere a casa di lui, quindi la convivenza forzata, il fatto che, cosa più importante, il fatto che lei sia una schiappa, sia stupida, non sia bella, eccetera, eccetera, lui invece è bellissimo, altissimo, purissimo, levissimo, ma per qualche motivo comunque si affeziona a lei a causa del suo buon cuore, perché lei comunque ha un buon cuore, deriva da qui. Se l'ha inventato Kaorutada. E questo è strano perché lei è un'autrice assolutamente particolare. Se vedete le sue tavole, quasi nessun altro ha mai disegnato come lei, anzi, nessun altro. Sono delle tavole asciutte, semplici, quasi abbozzate. Quindi proprio sembra l'antitesi del romanticismo, dei fiocchetti, dei retini, dell'abbondanza a cui ci hanno abituato le altre autrici di shoujo manga. È tutto molto essenziale. Eppure lei nella sua semplicità riesce a costruire tutto un intreccio di gag e situazioni comiche ai confini della realtà che non hanno assolutamente la pretesa di prendersi sul serio, che riescono a intrattenere il lettore come nessun altro ha mai fatto. Quindi la Tada, in qualche modo, con la sua unicità, è riuscita a fondare un genere, cioè ha gettato le basi di quello che erano gli shoujo manga. Ed è veramente un peccato che Danzaruna Kiss non abbia avuto successo in Italia, probabilmente per il semplice fatto che l'anime è del 2008, quindi non c'era un anime negli anni 90 a sostenerlo e quindi non è di fatto stato conosciuto così bene anche da noi. Però la Tada è passata dalle atmosfere appunto spensierate di Kiss Militia a atmosfere altrettanto spensierate ma più strutturate, appunto in grado di proseguire per 10 anni, e chissà per quanto ancora sarebbe potuto proseguire se non ci fosse stata quel tragico evento. Quindi se siete appassionati di shoujo manga, io vi consiglio di leggere tutte le sue opere. Ripeto, la mia preferita è Deborah, perché è quella più folle, che si prende meno sul serio di tutte. Però in particolar modo di Danzaruna Kiss, perché è un manga con la sua importanza storica e sicuramente sarà in grado di strapparvi una risata. Quello che voglio dire comunque è che le opere della Tada vanno lette con il giusto spirito, nel senso, come dicevo, sono manga leggeri che non si prendono mai troppo sul serio. Se prendete in mano un volume di Danzaruna Kiss aspettandovi di trovare dentro dei protagonisti che si ergano a paladini della giustizia, a portatori di virtù morali, eccetera, eccetera, no, avete sbagliato manga. Il rapporto tra Kotoko e Irie si è visto, di cognome fa Irie, lei lo chiama Irie, quindi ho detto anche io Irie, ha tante cose che viste con gli occhi di oggi sono assolutamente sbagliate, nel senso non si può considerare come un rapporto vero e proprio, perché c'è tutto un, per certi versi, crudele tira e molla tra loro due, nel senso che Naoki respinge in continuazione Kotoko e lei tutte le volte è sul punto di lasciarlo perdere per sempre, e lui però va lì come un elastico e se la riprende. C'è questa dinamica che continua per tutto il tempo. È vero che Kotoko per certi versi è troppo non remissiva, perché anzi ha un carattere fumante, però vive esclusivamente in funzione del suo amore per Naoki. Questo in alcune parti del manga è oggetto di scherno, di presa in giro del personaggio, appunto viene preso in giro il fatto che Kotoko, a parte il suo amore, non abbia veramente niente nella vita, e a volte è un po' più brutto, nel senso che lei sembra vivere proprio la sua vita come appendice, come ombra di Naoki, e questa chiaramente non è una cosa sana, non era sana negli anni 80, non era sana negli anni 90, non è una cosa sana oggi. Però ripeto, non era lo scopo del manga quello di proporre un modello di ragazza, cioè lo scopo non era quello di dire alle ragazze
guardate, dovete vivere così. Come ripeto, magari aveva un po' più la pretesa di fare tipo Usagi in Sailor Moon o tutte le altre eroine forti degli anni 90, tipo Tsukushima Kino di Ana Yuri Dango. Ma era una commedia che doveva intrattenere e far ridere il lettore. L'unico, semmai vogliamo dire, forse insegnamento che si poteva trarre da questa storia, ma credemi, non ci sono insegnamenti, perché sono manga fatti per leggerli e divertirsi, era che il vostro buon cuore potrebbe premiarvi, nel senso, anche se non siete bravi, non siete eccellenti, ma se siete buoni, prima o poi questa bontà trasparirà e gli altri vi vorranno bene, cioè gli altri saranno in grado di amarvi. Quindi non è cioè non riuscirete probabilmente ad avere successo nel lavoro o altro, però riuscirete a trovare sempre qualcuno che in qualche modo vi vorrà bene. Un messaggio molto smielato, secondo me, ma vorrei dire condivisibile, mi piacerebbe credere che fosse vero. Comunque, insomma, questa è l'unica sottospecie di insegnamento che potrete trarre da questo manga. Per il resto, leggetelo e divertitevi e dimenticatevi i vostri problemi. Bene ragazzi, questo per oggi è tutto, spero di non avervi annoiato e che vi siate divertiti un pochino, di avervi incuriosito un po' a recuperare i manga di questa autrice straordinaria che mi ha tenuto tanta compagnia in passato. E quindi questo era il mio modestissimo tributo a questa straordinaria autrice. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo, aiutatemi a far crescere il canale e mettete un mi piace. Se siete iscritti, controllate la campanella che vi mandi le notifiche, eccetera eccetera. Venite sulla pagina Facebook perché lì dico quando pubblicherò il prossimo video, eccetera eccetera, sempre le solite cose. Iscrivetevi al canale di Zapping Lad, ogni tanto facciamo qualche gameplay insieme, comunque seguitelo, parla di videogiochi, fa video bellissimi. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima, un bacione!